animali è un tema importante oggi. Non abbandono dei cani, la tutela, evitare che si ripetano fenomeni di randagismo, in passato anche nella nostra regione c'erano, rispettare sempre di più gli animali di compagnia, riconoscere le caratteristiche e i vantaggi che gli animali possono procurare anche per certi tipi di malattie. Insomma, io credo che la regione stia facendo molto per cercare di tutelare gli animali, i cani in modo particolare, ma in genere gli animali di compagnia. Per i cani il fenomeno vergognoso dell'abbandono è qualcosa che da tempo la regione sta cercando di combattere e continuerà a combattere. Oggi rilancio anche dell'app Zampa Zampa per tutelare, per ritrovare il cane perduto, per adottare eventualmente appunto cani abbandonati. Assolutamente, la notizia piacevole è che nei canili municipali cani abbandonati, il numero dei cani abbandonati si riduce, quindi vuol dire che queste iniziative con una maggior sensibilità da parte dei cittadini contribuiscano a ridurre in maniera significativa questo fenomeno. Noi ci metteremo tutto l'impegno possibile. Grazie a voi per quello che fate e credo che Giulio abbia chiarito in maniera precisa la volontà da parte della Regione di cercare di risolvere questi che sono dei problemi sicuramente importanti. Sul randagismo è stato fatto molto, si sta facendo molto, ma anche sull'abbandono è stato fatto molto. Io credo che il passaggio importante sia quello di cambiare l'impostazione culturale che si deve avere nel rapporto con il proprio animale d'affezione, che non deve essere considerato un mezzo per divertirsi, ma che deve essere considerato un essere vivente con il quale si deve intrattenere un rapporto di affetto, un rapporto di rispetto, un rapporto di benessere da creare reciprocamente. Perché è stato detto, ricevono molto di più i padroni che i cani, sicuramente. E pensate quali sono i grandi vantaggi, per esempio, che la pet therapy, che è stata introdotta nella cura di tante malattie, anche di carattere mentale degli esseri umani, è riuscita a creare. Quindi bisogna veramente far capire, io credo, fin dall'inizio dell'età evolutiva, dal momento in cui si inizia ad andare a scuola, che si deve avere un rapporto diverso con l'animale di compagnia, con l'animale di affezione. Parlo dei cani perché sono abituato ad avere cani, ma con qualunque altro animale. Credo che sia importante, che sia bello. La Regione ha già detto Giulio quali sono le nostre iniziative, al di là di quello cercheremo sempre di essere vicini a chi sostiene queste battaglie doverose. Non voglio entrare nel merito di quello che ho raccontato sulla Cina, che fa inorridire, ma di cui dobbiamo tener conto che esiste. Quindi grazie per quello che fate, nel nostro piccolo cercheremo sempre di dare una mano.